Mi chiamo Carlo Mariotti, faccio parte di una neonata associazione che ha... Parla più forte! Mi chiamo Carlo Mariotti, faccio parte dell'associazione Crisalide che ha partecipato a questa iniziativa, che ha indetto questa iniziativa assieme al Comitato dei Quartieri e alle Ambiente e quant'altro. Noi ci siamo posti così come obiettivo quello di cercare di rialzarci un po' dal suolo che ha accolto un po' tutti, non solo a Cogliagnene, ma tutto il paese, e partendo dalle cose elementari, appunto, qui noi che viviamo in questo quadrante, abbiamo questo bellissimo giardino che però purtroppo dalla scarsa della convenzione con il comune è passato alla gestione diretta del comune e lo stato in cui è ridotto lo abbiamo visto noi. Rispetto a quanto detto dal Presidente poco fa, io qualche cosa la voglio dire, perché le responsabilità il quartiere ce l'ha con te, io non ce l'ha con te, non ho problema che non ce l'ha personalmente, anzi no, forse c'è stato anche qualcuno che c'ha problemi, perché per esempio si dice, ma poi i fatti probabilmente parlano o per qualcuno parlano, c'è una sorta di idea che Cogliagnene a questo municipio dia un po' fastidio perché è un quartiere diverso, dall'estrazione diciamo della storia del quinto municipio, e forse addirittura c'è chi ipotizza che c'è una volontà di farlo degradare e quindi la responsabilità a questo punto va direttamente al municipio. Io adesso, a parte queste chiacchiere, ognuno di noi se le può fare, ognuno di noi può anche dire cose diverse. Io invece chiedo proprio con forza, chiedo con veemenza, se è possibile, che tutti i lavori fatti in questo quartiere negli ultimi anni, dove non c'è più, mi sembra, una regia, non c'è un piano regolatore che viene rispettato, tutti gli oneri concessori di questi lavori che vengono fatti, non ultimo questo parcheggio, ma quello di Via Corsani, con l'altro, devono essere reinvestiti a Cogliagnene. Non è possibile che i soldi che il comune e che il municipio in qualche modo in tasca per queste opere vanno destinate ad altri quartieri della zona. Noi chiediamo che tutti gli oneri concessori di questo quartiere vengano reinvestiti a Cogliagnene, e questa è responsabilità del municipio. Mentre parlava il mio amico, no? Mi viene un po' da sorridere, perché uno, non tanto come presidente sarei da ripudiare, ma sarei da ripudiare anche come genitore. Allora, i miei figli, tutti e due, i miei nipoti, abitano dietro questo palazzo, quindi vivono a Cogliagnene, e sarebbe demenziale, evidentemente, cioè dovrei essere, come dire, allontanato come padre più che e come nonno, più che come presidente del municipio. Guardate, la storia dei Cogliagnene, io sono nato, per chi mi conosce, a Tiburtino Terzo, e l'ho vista crescere questo quartiere. E devo dire, è stato anche il mio punto di forza dal punto di vista politico. Punto di forza. E allora sarebbe davvero un show. Ma perché nessuno si interroga, no? Sulle possibilità di intervento reali dei municipi? Noi 2 settimane fa con il Presidente siamo saliti sulla torre del Campidoglio e abbiamo fatto anche altri atti eclatanti, Presidente, dove denunciare una situazione più sostenibile. Allora, vediamo i problemi uno per uno del quartiere, anzi io invito una rappresentanza, non solo più del quartiere, ma di questa rappresentanza qui che è varia, e vedo anche partiti politici, una forma di delegazione di questa riunione. Ci incontriamo in municipio con gli assessori, col presidente, e analizziamo tutti i problemi, e vi renderete conto che ci si attribuiscono e mi si attribuiscono, ma questa è la mia storia personale, io ho sempre risposto mettendo la mia faccia, e questo lì gli è radicato nel territorio, perché poi sarebbe tutti più che la donna, pure se, che so, se il sindaco della città, ma anche negli anni precedenti, fa la cosa in te, fa la colpa di che la donna, va benissimo, mi si attribuiscono poteri sull'ordine pubblico,
faccio il prefetto, il questore. L'unica cosa che non riesco a fare è il Papa, perché il Papa è vestito di bianco, è l'unica differenza. Le altre responsabilità mi si attribuiscono. Io voglio sfidare coloro i quali, come diceva la signora prima, ce l'hanno con me, a discutere dei problemi. Punto per punto. Allora, non è possibile, per esempio, che negli anni passati sul tema Rom si siano fatti cortei in questo quartiere. E adesso, al di là delle iniziative del comune di quartiere, posso dire, e lo dico anche per chi politico, a cominciare dal mio, tutto tace, o quasi tutto tace, i cittadini restano da soli. Allora, quello che manca è anche il ruolo di informazione, di collaborazione, di confronto tra realtà importanti che sono i partiti politici e le istituzioni. In una situazione, scusate la franchezza, io rappresento sono presidente di centrosinistra con la giunta di centrosinistra, con governo cittadino di centrodestra che non ci fa sconti. Si inaugurano cose nei quartieri e il presidente del municipio non viene neanche invitato. Avvengono fatti i treni rapidi come San Basilio, dove il sindaco si presenta, non voglio parlare mai del sindaco, ma questa la devo dire, dove si presenta e non si invita il presidente del municipio a deve affrontare i problemi di quel quartiere, sono drammaticamente seri. Guardate, Coni e Niena è una specificità, una storia importante, che me la sento mia, ma gli altri quartieri del municipio non è che stanno meglio, Cioè, se parliamo di San Basilio, di Pietralata, di Casal dei Pazzi, di Portonaccio, non è che stanno nell'oro e con gli Aniene. Io penso che con gli Aniene sia un bel quartiere, con i problemi. C'è un problema serio che già nella giunta precedente con Beltroni non si affrontò adeguatamente, lo devo dire come cospargendomi il capo di cenere, che è il passaggio della scadenza delle convenzioni dal comune, dai cittadini all'amministrazione comunale. È un grave che il comune non è in grado di affrontare. Nel centrosinistra a suo tempo lo affrontammo con i punti verdi di qualità, vale a dire mettendo a bando aree estese. Oggi il Comune di Roma ha fatto un bando sui punti ristoro, è andato a domandare al comune dei quartieri di Villa Fassini cosa si ritroveranno in quel lembo di terra che non è Villa Fassini ma è la parte pubblica prima della scuola. Si troveranno un ristorante, manca un albergo dentro quello spazio. Ah, questo è un tema serio che riguarda tutte le amministrazioni. Vale a dire come mantenere città complesse, quartieri e territori complessi. Io penso che solo in un certo modo, è quello che il servizio giardini, per esempio, a parte utilizzare cose che si sta facendo meno, cooperative sociali, che nei territori ci sono, prima mi ha fermato un mio amico che conosco da una vita, che è impegnato in questo quartiere alla Nazione del Verde, ma perché non dare a loro l'opportunità di diventare soggetti attuatori di una politica ambientale seria? Si è deciso di far altro questa città. E i risultati sono anche questi, però ripeto, c'è un problema serio. Le aree verdi vanno mantenute anche con i cittadini, con le associazioni, con i comitati, sollecitando, trovando delle soluzioni alternative, altrimenti le amministrazioni tutte non ci riusciranno mai. Posso fare una domanda? No, scusa, gli oneri concessori. A parte che nessuno ha deciso, te c'ho l'assessore Caprari qua, posso dire una cosa, che questo quartiere trasse vantaggio negli anni precedenti dagli oneri concessori Casal dei Pazzi per realizzare il parco dolce alla Fontana. Quindi gli oneri concessori per i quali si realizzò quella roba lì furono gli oneri concessori Casal dei Pazzi. Ci ho detto, gli oneri concessori non è a questo quartiere, ma che sono scaturiti da questi interventi già sono stati come gli immaginati in questo quartiere. Quindi se c'è qualche voce che dice il contrario è falsa e tendenziosa, però se serve un impegno mio e della giunta nell'utilizzare i fondi di Codia su Codia Niene, impegno preso. Posso fare una domanda inerente a quello che ha appena detto? Sulle concessioni, soltanto un incontro, per parlare le problematiche del quartiere. Utilizziamo quell'incontro allargando la platea, no? Certo, aspetteremo poi, organizzeremo quindi questo incontro anche al successivo. Sappiamo dall'altro che ci sono anche dei bandi qui nel quartiere per quanto riguarda gli spot, che sono nella piazza Calati, la buca di Via Massini, dove noi vorremmo partecipare. Fatto il comune. Il problema non c'è interfaccia, il bando è stato fatto, ci sono dei vincitori.
ha fatto certo. Beh, quello di Villa Fassini sì. Per cui, siccome è un bando, si partecipa al bando, ma lo dico che il bando è del comune, quindi è il comune che farà la graduatoria dei vincitori. Quindi, come dire, o ci si organizza per tempo partecipando a un bando, essendo un bando pubblico, oppure i cittadini rischiano di essere out, perché in quel bando probabilmente chi ha potere contrattuale ed economico vincerà il bando. Ma ripeto, il municipio è fuori da questa partita, come purtroppo in tante altre partite. Cittadino può essere fuori.